E ciao a tutti ragazzi, ebbene sì, oggi vi parlerò della mappa Italia per Farming Simulator 22. E prima di iniziare la rassegna di tutte le cose, di tutte le novità che vi devo dire, è doveroso il mio grande grazie ad Edo per avermi anche stavolta nominato suo ambasciatore personale. Detto questo, iniziamo. Ma partiamo vedendo e facendo un piccolo recap per chi proprio magari non conoscesse la mappa, questa mappa Italia, per chi magari è approdato ora su Farming Simulator 22. È una mappa concepita e disegnata e texturizzata, modellata tutta interamente da Edo, e dal suo fianco, ovviamente, per la messa in game, gli script e tutto quanto, tutto il team SMI, e specialmente nella figura di Spaffo. Ha visto la luce appunto in Farming Simulator 19, è partita con tre masserie, abbiamo visto la masseria azzurra poi ampliata, questa è la Parma e poi ampliata, e quindi per tutti i dettagli ovviamente se uno è interessato soprattutto alla storia e a tutto il resto, alle tecniche eccetera, ci sono un sacco di video e diverse playlist sul mio canale qua. Ma oggi ovviamente siamo qua per parlare dell'arrivo della mappa su Farming Simulator 22. Per ora è un work in progress, quindi ovviamente ce l'ho qua in anteprima da mostrarvi, non ha trigger funzionanti ovviamente perché è stata convertita, ma non è che la conversione significa prendo quella del 19 in 10 minuti, mezz'ora è come dire finita e pronta per il 22. Purtroppo non è così. Quindi non chiedete una data, sicuramente Edo me la comunicherà al momento opportuno. E sicuramente avrò modo di informarvi, quindi dovete solo, diciamo, star calmi e attendere come tutti. Quindi la data non c'è, ma vi verrà comunicata presto. E mentre parlo, siamo anche arrivati ovviamente alla masseria Italia, che c'era già, ma penso, per chi già la conosceva, appunto, che sta già vedendo l'ottimo ampliamento che è stato fatto. Poi ne parliamo. L'unica ancora cosa da dire in principio, e lo dico subito sperando di non trovare commenti a riguardo, altrimenti verranno cestinati, la mappa è e sarà solo per PC. Ed ora, dopo aver posto le basi e fatto un richiamo, di cosa vi devo effettivamente parlare in questo video? Ovviamente dell'ampliamento qua della masseria Italia, della tecnica LOD, che sono delle ottimizzazioni. Intanto vi faccio vedere tutti i dettagli, il video ovviamente sarà fatto per mostrarvi le zone, ma anche centrato ogni tanto sul mostrarvi i dettagli, dettagli che comunque sono stati già ampiamente, penso, apprezzati all'inizio del video con il mini film video introduttivo. Poi dobbiamo parlare anche ovviamente della cantina della masseria Italia ed infine ovviamente della cascina emiliana. Quindi state lì comodi e seduti che pian piano, un po' con le immagini e ovviamente con sotto il commento, vedremo tutto. Quindi come al solito, cari ragazzi, è più quello che vedete, diciamo, ed è più quello che c'è sotto, perché alla luce di tutto ciò è stato tutto migliorato. Sono state aggiunte cose, sono quelle che voi proprio vedete materialmente, però sappiate dietro il gran lavoro, che ne parleremo appunto in un video dedicato dopo, in una clip dedicata, dei LOD. Quindi significa aggiungere tanti particolari ma risparmiare poligoni perché poi sotto una certa distanza si vedono, sopra no. Qua vi vorrei far vedere invece subito la cantina con tutti i dettagli, tutti i particolari. Ci sarà anche una struttura pubblica per chi non possederà la masseria Italia, però intanto questa è quella, diciamo, la cantina privata. È stata studiata una tramoggia per lo scarico dell'uva, una de o di raspatrice, non so bene il termine tecnico, però quella che va a separare i chicchi. Più c'è una pressa, la pompa, tutti i dettagli del caso, veramente veramente interessante e particolare. Poi ovviamente Edo si è anche giustificato dicendo non ho fatto l'impianto. Come dire, super perfetto, dettagliato, ha un po' semplificato, però ragazzi, capite, ovviamente è un qualcosa che è un gioco, capiamo che Edo stai, come dire, tranquillo che non possiamo pretendere oltre, perché già questo, tutti questi dettagli, tutto quello che c'è, è già, non
non un passo avanti, ma 10 passi avanti a tutto quello che si può trovare di default. Non c'è nulla di tutto ciò, quindi tutto quello che c'è è, ripeto, il 100%. E finora vi ho parlato di questi LOD, ma cosa sono? Facciamo una breve pausa dalla mappa in game e vediamo, grazie ad un video che mi ha mandato Edo stesso, che è su Blender, cosa significano questi LOD. Ve la riassumerò, perché ovviamente è una parte tecnica, magari a tanti non interessa, però sappiate che deve interessarvi per capire che la mappa è altamente dettagliata, però allo stesso tempo leggera. Edo qua mi mostrava che appunto ci sono dei dettagli che quando voi siete lì col naso per aria sotto l'edificio, sotto la casa, quel che sia, vedete tiranti, dettagli, elementi, dadi, viti, quindi bulloni, vedete un sacco di elementi che magari di suo pesano tanti poligoni, magari mi diceva un bullone pesa tanto che una trave, e per chi smanetta con Blender ne sa. Ho anche dei corsi appositi per creare modelli 3D e ci ho messo veramente dentro il naso anch'io e ho visto che è un attimo di fatto appesantire un qualcosa. Però questa storia dei LOD, anticipo e riassumo e poi spiego appunto nel dettaglio cosa succede. Se voi siete, diciamo, sotto una distanza di 50 metri, è tutto attivo, quindi vedete tutti i particolari, i dettagli, le scritte, vedete una cosa che sembra reale. Però c'è un discorso di un altro LOD che poi va, quando siete distanti ovviamente, che non ha più senso, quando siete a 100-150 metri da un edificio, che senso ha che il computer, la scheda grafica e tutto quello che lavora vada a caricare dei dettagli che non vedrete mai perché siete a una distanza che è impossibile vederli, però il computer tra virgolette li vede, li sente, quindi ci sono, diciamo, degli escamotage, ve la faccio semplice, che ad una certa distanza l'edificio comunque ovviamente lo vedete, però viene, come dire, non cambiato, perché è forse scorretto il termine, viene un attimo sostituito, anche se a voi non sembra di vedere nulla di strano, anzi, ripeto, non vi cambia nulla come esperienza visiva, ma cambierà come pesantezza, quindi sarà tutto un discorso di alleggerimento. Quindi ci sono delle parti fatte apposta per ottimizzare il tutto. Quindi il nuovo edificio, perché adesso con la nuova estensione qua della Emilia Extension, ha fatto una riduzione enorme di poligoni. Mi diceva che magari un edificio nuovo da vicino sono 60.000, sopra i 50 metri sono 30.000, quindi siamo alla metà. E sopra i 150, magari quando siete in campo con la coda dell'occhio lo vedete, sapete che c'è, è comunque definito, però sono 113 poligoni. Capite quanti ordini di grandezza ci sono fra 60.000, 30.000 e 113? È praticamente una riduzione enorme e questo, ripeto, è tutto a vantaggio della giocabilità della mappa. Spero appunto di avervi spiegato in parole semplici e chiaramente cosa significa. Edo, dammi conferma, spero di aver specificato, perché ovviamente mi ha mandato diversi audio per spiegarmi, e la tecnica è che appunto vanno ad accendersi e spegnersi, chiamiamoli degli interruttori, che mi attivano o disattivano i dettagli. Ripeto e concludo, quando sono vicino vedo tutto e proprio apprezzo tutto, quando sono lontano, che non ha senso, che tanto non le vedrei comunque, certe cose, certi particolari, certi dettagli vengono, tra virgolette, spenti momentaneamente. Quindi questo è sgravare del lavoro per il PC. Quindi, cari ragazzi, dopo il doveroso intermezzo tecnico, perché la masseria Italia è stata, diciamo, rivisitata alla luce di queste cose che vi ho detto dei LOD, quindi è stata alleggerita, ma questa che adesso vi porto a vedere, la novità principale, quindi la cascina emiliana, è stata da subito concepita e costruita, diciamo modellata, chiamate come volete, in questa maniera. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una quarta masseria Emilia. Appunto è una costruzione tipica delle zone appunto della pianura padana, quindi col tetto più lungo da un lato e col suo porticato, mattoni a vista, vediamo
zone anche poi ricreative, quindi la veranda, diciamo anche la parte di giardino quasi. Insomma, ci sono anche un sacco di dettagli che vanno oltre Farming Simulator solo per il bello, perché qua da qualsiasi parte vi girate voi vedete bello, anche se vedete un sasso, una pietra, un tombino, voi vedete il bello. È una cosa, diciamo, abbastanza rara su Farming ed è ricercata, perché sinceramente la mappa è casa vostra, è il vostro luogo. Ci dovete viverli, ci dovete giocare, quindi fa piacere vedere la cura dei dettagli. La cascina qua emiliana, a livello tecnico, nel senso, no, a livello di gioco, anzi, cosa farà? Avrà i recinti per maiali e pecore, e poi altro si vedrà. Non voglio spoilerarvi ovviamente più di tanto, in realtà vi sto mostrando veramente tanto, quindi siate contenti e felici. Ecco, quindi mi riallaccio comunque al discorso di prima, veramente che voi da qualsiasi parte vi girate non sembra neanche Farming Simulator, quindi rendetevi conto di che lavoro. Qua appunto la cascina emiliana, vi ho mostrato più o meno tutta la zona, questa qua principale grande, ma questa cascina non è fatta solo di edifici e basta, come abbiamo già detto finora, è fatta di grandi, grandi particolari, dettagli. Ripeto, non sto a dirvi ogni immagine cosa dovete vedere, perché dovete guardare ogni singolo pixel. Guardate, io spero di aver, come dire, reso giustizia alle texture, agli elementi, a come sono stati messi, come sono stati abbinati. E vi ho mostrato appunto in quest'attimo la vasca di raccolta dei liquami, dei maiali, che ha la sua condotta, diciamo, e il foro quadrato da dove riceve praticamente il liquame, che poi c'è la scaletta per scendere e il tubo per poi aspirare il tombino. Cioè, guardate voi stessi, non dovrei neanche, tra virgolette, dirvi nulla, perché ripeto, qua è sempre un quadro, sono tutte pennellate in ogni angolo, in ogni dove. Quindi vi lascio appunto a queste ultime immagini, vediamo vari scorci. In alcuni momenti veramente le parole sono inutili, perché ripeto, cosa vi devo dire ancora di più? Penso già che il vostro hype sia alle stelle, perché so com'è, insomma, è stato così uno stupore già la prima volta che ho visto la mappa. E questa volta, piccola nota fra le cose che ci siamo scritti con Edo, mi fa: è difficile stupire due volte, però gliel'ho detto in privato e lo ripeto volentieri ed è vero anche in pubblico. Comunque è riuscito a stupirmi, perché sinceramente partire da un qualcosa che già si sapeva com'era, ok, però riuscire a fare ancora un altro passo. Non è da tutti, non è da tutti, perché è facile la prima volta fare il botto, ma la seconda magari potrebbe non essere così. Invece è stato così. Quando l'ho girato, ho fatto il mio servizio fotografico, ho fatto tipo 70-80 screenshot nel giro di, non so, una decina di minuti. Ogni angolo che mi giravo trovavo un qualcosa da osservare e vedere, quindi capite, insomma, mi sudavano anche le mani. Ma proseguiamo, andiamo a vedere altri dettagli, tante zone, tanti scorci ovviamente, ve li ripropongo anche qua con viste differenti, quindi voglio dire, appunto, ve li ripropongo perché così pian piano mettete assieme un po' tutto, riuscite anche voi a ricrearvi mentalmente la planimetria della mappa. Penso che adesso a questo punto avete più o meno capito com'è, dopo ovvio che vederla in prima persona è differente che vederla da un video, però con la scusa, ripeto, vi mostro ogni singolo dettaglio. Con calma qua stiamo per finire un attimo la zona principale, ma non tanto distante da questa zona principale appunto c'è una tettoia, un parcheggio di piccole dimensioni che al suo interno ha anche delle trincee, ovviamente il parcheggio appunto, e un meccanico, nonché una cisterna. Tutti elementi, zone utili a rendervi anche indipendenti, perché appunto pensiamo ad avere la cisterna propria a casa, la parte di meccanico a casa, però
È così anche nella realtà, molto spesso, spesse volte, quindi ci sta. Questa zona qua ha anche, diciamo, sfrutta anzi il dislivello del terreno qua dietro per facilitare il carico. Magari vi mettete qua col vostro carro spandiletame e appunto portate lì e scaricate, appunto, essendo di un livello sopra, siete agevolati, insomma, c'è sempre ci sono sempre queste grandi idee, come le abbiamo viste in altri punti della mappa, per appunto agevolare anche il gameplay. Non è solo bello, quindi anche questo bisogna valutare, che sono delle pensate, ovviamente sì, prese dalla realtà, ok, però adattate al gioco e appunto, ripeto, sono delle cose che magari in altre mappe nessuno le pensa, nessuno le fa, mentre qua sono all'ordine del giorno. C'è anche l'idea, la volontà, e vedranno appunto se implementare questa cosa, di mettere ad esempio una ricarica gratis per i mezzi elettrici, grazie ai pannelli solari di questo capannone. Quindi ci sono tante integrazioni, sono tante cose, ripeto per l'ennesima volta, l'utile si unisce al dilettevole, il bello non manca e la comodità pure anch'essa ovviamente c'è. Arrivati a questo punto, mi resta ancora un po' di tempo per mostrarvi alcuni dettagli. Vorrei comunque intanto che mi sposto e vado a inquadrare altre zone e appunto altri dettagli, citarvi il discorso Parallax Occlusion Mapping e software nuovi hanno portato anche a creare texture nuove, ad esempio quelle dello sterrato, e sono stati fatti appunto tra virgolette anche dei test, quindi vi hanno portato ottimi risultati come potete appunto vedere. Quindi novità sotto tanti punti di vista, novità dal punto della modellazione, perché ripeto per l'ennesima volta, perché Edo ci tiene, tanta qualità ma riducendo molto il peso, con il discorso che vi ho detto e vi avevo già mostrato anche una cosa pratica nell'ultimo video, diciamo quello tecnico sulla mappa Italia dell'Emilia Extension, che vi ho fatto vedere che a una certa distanza le tegole cambiavano, diciamo, aspetto, solo che se voi zoomate tanto ovviamente si vede, altrimenti se voi non zoomate nulla, siete distanti, a voi non cambia nulla, ma di prestazioni è solamente un gran guadagno. Arrivati a questo punto non mi resta altro che lasciarvi ancora, che so che non avete mai abbastanza, delle immagini su cui appunto fantasticare, pensare alle proprie carriere, e per quando appunto uscirà. A voi resta solo, come dire, da pensare quali mezzi usare, anzi in primis su quale cascina o masseria partire. Ci saranno altre novità, ovviamente non posso giustamente né caricare il video ora né dirle ora, quindi intanto tenetevi tutto questo come un qualcosa di prezioso, perché lo è. Quindi vi lascio realmente agli ultimi scorci. Non vorrei mai che finisse questo video, ma ovviamente deve avere anche una fine, perché insomma non possiamo fare un video di 3 ore. Però sappiate che ritornerò ovviamente appena necessario con altri video del genere per portarvi tutte le notizie del caso. Mi sembra doveroso, come al solito, ringraziare Edo, ci mancherebbe, e ricordarvi che comunque sul suo sito, che vi lascio in descrizione, aprite la descrizione del video, ci sono tante cose utili e interessanti, troverete tutti i suoi sviluppi, le fasi di sviluppo di ogni cascina, di ogni elemento, vi dà le percentuali, quindi vi dice sono all'80% dell'in-game, sono all'85% della texturizzazione, eccetera. Quindi da lì, lì è il punto di partenza in pratica. Io sono l'ambasciatore audiovisivo, quindi video e commenti, però ovviamente le cose precise, puntuali, aggiornate le trovate sul suo sito. Detto questo, come al solito, vi saluto e vi ringrazio, ringrazio Edo, mi raccomando, fai bravi sempre. E qua purtroppo ci allontaniamo, ma solo per il momento, da tutto questo paradiso per noi amanti di Farming Simulator. Detto questo, un caro saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!